Se fallito tante occasioni, se avesse stravinto come poteva con l'Anderlecht, certi svarioni della difesa, certi peccati non tanto veniali del centrocampo non avrebbero pesato nel giudizio finale. Insomma, l'Inter va in semifinale con qualche sofferenza di troppo e con un Maurizio Ganze in più. Si comincia col pressing alto, Zanetti contenne un pallone che prende una traiettoria strana, nessun pericolo per Erpel. La squadra di Oxon cerca di imporre il suo ritmo, gli ospiti rispondono col fuorigioco che ferma Ganze al terzo servito da Bergomo, inutile la trasformazione, l'arbitro tedesco Heinemann annulla. All'11° sul calcio d'angolo di Djorkaeff, Ganze anticipa il portiere e mette in rete, Inter in vantaggio. Nerazzurri si muovono bene e vanno vicini al raddoppio in più circostanze. Djorkaeff al 13° prova con un pallonetto che va di poco fuori. 2 minuti più tardi tocca ad Anglomà cercare l'angolino dopo un calcio piazzato di Djorkaeff, il pallone finisce di poco all'arco. L'Inter gestisce, forse con troppa sufficienza, la gara, lasciando qualche spazio di troppo al contropiede degli avversari. Preco, unica punta della formazione di Boskamp, si trova tu per tu con Pagliuca, il 18°, la conclusione per fortuna è alta. Particolarmente ispirato è Bergomi, che partecipa spesso alle azioni offensive. Un suo suggerimento alla mezz'ora non è raccolto da nessun compagno. Passano ancora 3 minuti e complice uno sparione di Fresi e un'eccessiva esitazione di Paganin, l'Anderlecht pareggia. Bravo Preco a portare avanti un pallone, a smistare su Versavelli e a chiudere il cerchio andando a battere Pagliuca dopo un perfetto assist del compagno. 1-1 e i conti rispetto all'andata sono pareggiati. Nella ripresa l'Inter capisce in fretta che non sarà facile domare l'Anderlecht. Dopo una deviazione di testa di Zamorano al quarto sul lancio di Zanetti, Pagliuca deve fare molta attenzione sul rovesciamento di fronte concluso da Versavelli. L'Inter è troppo sbilanciata forse e difetta nei recuperi. L'ottavo, ancora campanello d'allarme che squilla forte nell'area interista. Al 15° la partita riprende il verso migliore per i padroni di casa. Zanetti, ottima la sua prova, fa partire un cross che trova scoperta la retroguardia belga. Ganze di testa in tuffo supera Erpel. Inter 2, Anderlecht 1. L'Inter non molla e Inza al 20° potrebbe fare il terzo gol dopo un assist in area, ma la difesa ospite si salva con qualche affanno. La gara diventa bella e avvincente, ma l'Anderlecht non ci sta a perdere, preferisce rischiare sbilanciandosi in avanti. Al 31° Oxon toglie Ganze e mette Winter. Applausi per Ganze e fischi per il tecnico. 34° l'ultima emozione, deviazione di testa di Zamorano, si salva il portiere belga. Finisce tra spiccioli di emozione, grande entusiasmo, ma anche qualche fischio. Dal centrocampo in su mi è sembrato che le azioni venissero. Erano un po' spaventati in difesa perché un po' c'è il complesso di questo benedetto gol che è arrivato puntualmente. Ganze, grande uomo risolutore. Sì, Ganze è bravissimo, c'ha cuore, poi sa anche giocare in area, quindi fa i gol, che è molto importante. Mi è passata la paura comunque. No, ma non è che avessi paura, durante la partita sì, prima no. A volte le polemiche servono. Io non volevo proprio fare una polemica, avevo detto una semplice frase che la società ci doveva stare un po' vicino, ho scatenato un po' di fiamme, non volevo, indubbiamente, poi ho parlato col presidente, col ministro e con tutti quanti, però indubbiamente se questo è servito a darci la carica a fare una buona prestazione, a passare il turno, ben venga. Comunque sembra quasi il presidente richiama e l'Inter risponde. Sì, beh, se fa così sempre mi presenterò sempre, un giorno prima, grazie. La strigliata del presidente è servita? Nessuna strigliata, non abbiamo bisogno di strigliate, sapevamo di aver mancato 2 partite importanti e quindi dovevamo rimboccarci le maniche per riuscire a fare bene. Questa sera l'abbiamo fatto e quindi penso che tutto sommato questo gruppo è consapevole dei propri mezzi, penso che potrà andare avanti bene ad ora in avanti. Stati alcune parti della partita sembrava che l'Inter avesse forse paura di non segnare, poi c'era Ganze, non lo sapevo. No, parlo di segnare, tanto gioco, tanta manovra, tanta corsa e poi al momento di fare gol ci è mancato sempre qualcosina. Abbiamo fatto 2 gol di testa, per me inusuale, però sono felice perché il primo gol sicuramente l'abbiamo provato tantissime volte in allenamento, siamo andati sempre vicini, abbiamo fatto tantissimi gol così. Il secondo è stata questa grande palla di Zanetti, ha colpito la palla, non mi sono neanche accorto di aver fatto gol.